morbidi carciofi, con un delizioso ripieno di carne macinata. Vorreste sapere come si preparano? Allora seguite attentamente questo video. Va bene, cominciamo a fare i seri. Prendiamo 100 g di pane raffermo, che tutti noi abbiamo dentro casa. Prendete e fate dei pezzettoni grossi e li mettete all'interno di una ciotola. Dopodiché, una volta che l'avrete finito di smuzzare tutto quanto, prendete un bicchiere di latte e versatelo all'interno della ciotola. Mi raccomando, aiutatevi anche con le mani, in modo da far penetrare bene il latte all'interno del pane, in modo che questi si ammorbidisca e possa essere utilizzato per la nostra ricetta. Per la nostra ricetta ci servono 500 g di macinato di manzo, un cucchiaino colmo di sale, noce moscata quanto basta, pepe quanto basta, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato. Prendiamo il nostro pane che si sarà ammollato e mettiamo all'interno di un utensile come un robot da cucina, di un tritatutto, del nostro Bimby, dove volete, l'importante è che triterà il nostro pane. Aggiungete due belle uova. Ora possiamo cominciare a tritare sia il pane che le uova insieme. Dobbiamo ridurlo in poltiglia. Questa poltiglia servirà a legarsi insieme alla carne macinata e una volta che avremo, ecco, vedete la consistenza giusta, andremo ad aggiungere la nostra carne macinata che abbiamo preparato in precedenza e cominceremo a mescolarla in modo che questi due ingredienti si leghino insieme e vadano a preparare la farcia per i nostri carciofi. Mi raccomando, mentre mescoliamo non dimentichiamo di aggiungere un filo d'olio d'oliva, così da poter insaporire la carne ma anche renderla più morbida. Procediamo quindi con la pulitura dei carciofi. La prima operazione importante è quella di strofinarsi le mani con del limone per far sì che non si anneriscano, oppure utilizzare i guanti in lattice come noi. Tagliamo il gambo del carciofo, eliminiamo, sfogliamo le foglie più dure, quelle più esterne, e dopodiché andiamo a spuntare il carciofo con un coltello. Fatto questo procedimento andremo con le mani ad allargare leggermente le foglie, esercitando anche una leggera pressione in modo che questo non si rompa, per creare lo spazio per inserire la nostra farcia. È un procedimento che mi raccomando deve essere fatto veramente piano, altrimenti rischieremo di rompere il carciofo. Voi potete preparare tutti i carciofi insieme e quindi man mano che li preparate li mettete in una ciotola con del limone in modo che non si anneriscano, oppure una alla volta. Quando avremo finito di allargare il carciofo andate a togliere le restanti foglie che si trovano all'esterno, le foglie dure, perché queste foglie che abbiamo lasciato servivano un po' a contenere il lavoro manuale che andavamo a fare sul carciofo. Ecco, le togliamo e dopodiché passiamo all'altro passaggio. Qual è l'altro passaggio? Se vedete c'è un piccolo pezzo di gambo attaccato al carciofo, quella è una parte tenera e possiamo utilizzarla, possiamo mangiarla. Quindi tagliatelo, andatelo a pulire con un coltellino, andate a togliere la buccia e dopodiché una volta tagliatelo andate a inserire all'interno della pentola. Noi cerchiamo di ridurre al minimo lo scarto e questo è un boccuccino gustoso da mangiare insieme ai nostri carciofi. È arrivato il momento di farcire i nostri carciofi. Prendete un bel quantitativo di farcia e mettetela all'interno del carciofo che abbiamo lavorato, avendo cura di pressare la carne. Noi siamo per l'abbondanza, quindi con le mani inserite altro composto fino a quando non andrete a creare una palla, una polpetta sul carciofo, che oltre ad essere buona sarà anche bella esteticamente. Finito con il riempimento, adagiate i carciofi in piedi all'interno di una pentola con bordi alti e non vi dimenticate i pezzettini di gambo che abbiamo ricavato dall'estremità dei carciofi. La nostra bambina non mangia purtroppo i carciofi al momento, quindi con la restante parte di composto andiamo a creare delle polpette, delle semplici polpette, che andremo ad adagiare all'interno della nostra pentola, al centro, così che faremo contenti un po' tutti. Ora in pentola mettiamo 3 bei spicchi d'aglio, dei rametti di prezzemolo, più ne mettete più darà gusto ai nostri carciofi, guardate che meraviglia, è anche bello mangiare con gli occhi, non trovate? È ora di versare l'acqua, dovete versare l'acqua fino al bordo dei carciofi, mi raccomando, deve essere a pari con il bordo dei carciofi. Aggiungete un filo d'olio extravergine d'oliva e mettete a cuocere in pentola con il coperchio, fate cuocere per 2 ore a fuoco lento e vedete qui che spettacolo, che meraviglia. Ed ecco qui il frutto del nostro lavoro, il carciofo ripieno con la carne macinata, veramente spettacolare ragazzi. Provate a farlo, lasciate i commenti sotto nel video e come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale e seguire i nostri video. Ci vediamo presto, ciao ragazzi!